Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Judgment. Allora, l'episodio scorso abbiamo risolto qualche caso secondario, tra cui quello del guardone e quello della torta scomparsa. Adesso dovevamo tornare da, anzi andare da Higashi, se non erro, ma avendo metà vita io andrei invece un attimo a mangiare qualcosa, magari. Vabbè. Questi. Vabbè. Da dove l'ha tirata fuori la mazza? Da baseball. Il mio amico ninja. Guarda, mi dà una mano. Aia. Dai, non volevo curarmi. Porca vacca. No. Aspetta. Oh. Ecco. Sto andando. E ciao, grazie. Sto andando a curarmi, porca vacca. Yanami-san. Gami-san. Ehi, come va con il nuovo piatto? Vede, è che. Cos'è successo? Ha presente quel nuovo piatto a cui stavo lavorando? Beh, ho perso la ricetta, mannaggia. Sul serio? Non aveva fatto neanche una foto con il cellulare. Purtroppo no. Noi scriviamo sempre le ricette a mano, così nessuno può copiarci il menù. E immagino che nessun altro ristorante l'abbia memorizzata. Magari fosse così. E ora non sarei in questa situazione. Sono uno scemo e basta. Ah, stupido, stupido, stupido. Chiedo scusa per lo sfogo, ma sono molto alterato. E per di più ora sono bloccato qua. È da solo oggi a lavorare? Proprio così. Non posso neanche andare in giro a cercarla. Cosa faccio ora? Era una ricetta altamente segreta. Caspita, spero che non la trovi nessun altro. Yagami-san. Non è che potrebbe farmi un favore e andarla a cercare? Ma non. La prego, non posso muovermi di qui per nessuna ragione. La ricompenserò in qualche modo, lo prometto. E va bene. Sì, la ringrazio immensamente. Da dove dovrei cominciare a cercare? Oggi per andare al lavoro sono partito da Tenkaichi Street. L'ho percorsa tutta e poi ho girato a destra. E poi? Poi mi sono fermato all'Hempside Café. Ho bevuto un caffè e fatto due chiacchiere. Poi sono sceso per la Theater Avenue. Una volta superato il centro di baseball, ero praticamente arrivato qui. Sono sicuro di averla persa da qualche parte per strada. Capito. Allora l'avviso appena l'ho trovata. Mi puoi lasciare un suo recapito? Certo, le scrivo anche un messaggio per la strada. Per messaggio la strada che ho fatto. Ecco. Aspetta, io volevo mangiare qualcosa. Anche se qua avevo mangiato tutto. Praticamente. Ok. Ok, pure la birra. Grazie mille, ma questa ricetta non è segnata. Immaginavo. E lui ha detto che ha percorso Tenkaichi Street, poi è andato a mangiare all'Hempside Café, che non so dov'è. Forse qua. Qua. Andiamo qua. Gami-san, la strada che ho fatto oggi. Le strade.
Percorso intera Tenkaichi Street in fondo girato a destra. Poi sono fermato all'M6 Café, dopodiché ho percorso la Teater Avenue, superando il centro di baseball e finalmente sono arrivato al lavoro. Capisco, dove ho mancato queste strade? Ma io andrei diretto all'M6 Café, magari, sai. Beh. Ecco, dammi questo. Basta! Cavolo! Cioè, ecco, dammi un altro. Quasi morto, eh. No, di qua. Secondo me l'ha perso qua, però. Magari. Vediamo. E se fosse questa la città segreta di Nasugawa? Boh. Sono sicuro che la rivuole indietro. Meglio riportarla alla Kaoshimaru. Hai visto? È il luogo più logico. Allora, aspetta. Mettiamo l'indicatore, sennò io qua sono un po' memorizzato, però se questi lasciano in pace. Che è sto rumore? Ah, ma è lui che lancia, ok, un AIF o gli shuriken. Ok, bravo, bravo. Eccoci. No, e no, però, allora, ero arrivato. Che è confuso. Oh, lui è sempre al posto giusto, Il nostro ninja. L'ho trovata, eccola. Oh, grazie al cielo. È arrivato giusto in tempo. Ah, al massimo, addirittura. Faccia attenzione a non perderla di nuovo, Non succederà, almeno spero. Ora lo faccio avere al mio collega, così può iniziare subito a cucinare. Si prepara ad entrare in un mondo di delizie, Yagami-san. Sono pronto e come. Ok, molto bene. Però adesso magari da qui... Qui che è che c'era? Perché non me lo ricordo più. Ma è dentro qua, forse? Ah, ma no, questo qua era quello... Sì, quello... Sì, però non mi ricordo, vabbè. Devo portargli qualcosa, forse. Non so. Vabbè, niente. Quasi, quasi. Aspetta, Magari potrei farlo, un rapido giro. Magari di quelli che ho sulla strada, più o meno. Quelli verdi pieni dovrebbero essere a posto. Invece quelli verdini sono i futuri amici. Che è qua. Ah, ma questo di ammirare una scrollatura davvero vertiginosa.
Ah no, no, voglio pensarci io. Aspetta, voglio pensarci io a lei. Sì, è legato a... Va bene, ok. È vero che c'era la missione quella sua di... Oddio, non mi sfugge il nome. Mi sfugge il nome ed era... Era... Dov'è che era? Qui, ma forse era di notte. Non mi ricordo più. Comunque qua c'è uno. Se non è quello che... Boh, si è frizzato. Forse è lui. Sì, quello che si è frizzato è lui. Va bene. Niente. E allora... Beh, io devo andare... Di qua... Ah, qui. Sebastian... Ah, Atton è quello dei go-kart. Sì, dei droni. Va bene, mi sa che non c'è nessuno. Credo. Sulla strada. Quindi direi che possiamo andare diretti. Vabbè, io appunto cerco di... Insomma, farne il più possibile di queste missioni verdi degli amici, ovviamente. Però, vabbè, non ci voglio neanche diventare troppo matto. Cioè, se non me ne ricordo qualcuna, pazienza. Cioè, vabbè. Se qualcuno lo lascio perdere. お邪魔か?お邪魔かだ?もしかしらに見られたら、お前、あ?あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前にかまってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。ああ、そのすぐ後、頭は事務所を出てそれっきりだ。 札が来た時には、とっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ?ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。たく、座れ。夕べから松金組は大変だね。ああ。事務所は札でごった返してる。俺もこれ、吸い終わったら行くんだけどよ。何しに? 事務所の守り固めにだ。組のもんは全員召集かけられてる。なるほど。それにしても、なんで教令会は急にやる気になったんだ。今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバーツったのが、神室町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバーツー。教令会の若頭で、 塩谷聡、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の跡目だ。じゃあ、昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ。しかも塩谷が本当に狙ったのは、多分、羽村の頭だ。あ?なんでそんなことが。うん、わかるんだな。こいつは、 ゆうべ殺された栗本の写真だがよ。うぅ、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ、見せたいのは顔じゃねえ。服装の方だ。ん?この服が、なんだって?昨日は、頭もこんなジャージを着てたよ。え?栗本とは歳も性格も似ている。 頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。Allora i Chiorei volevano colpire proprio Amura e non il clan Tojo. なるほど。それで慌てて雲隠れしたのか。
笑っちゃ悪いのかな。お前ずいぶん余裕だな。頭を狙う教令会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの。いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。法廷で弁護してたのはあいつだろ。ああ、片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。Quindi però non sapevano che faccia avesse Amura, se sono basati, si sono basati sulla felpa. Vabbè. Uscire. Kim-san? Yo, Yuto Seiro. Genki datta kai? Ma dare da?京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったね。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫？静かにしやれ。あ、お友達が大切ならこいつの店に来い。今すぐにだ。くそ、あいつ。シタイドは aspettare, devo salvare Kim San.Dov'è? Qua. Ah, qui sì, c'era anche quello lì. Anche quello lì era bloccato, mi pare. Se era lui, poi. L'amico verde, diciamo. Vediamo. E no, eh. E no, eh. Lasciatemi stare.Delinquenti. Ok. Qua. Kim-san. Yagami-san. Semimasen. Aikawarazu mukatsuku kao da na.優等生やろ。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんでってこれ。おお、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどう思う。俺は本田、京浜同盟の本田レンジだ。よろしく頼むぞよ。本田、お前も一緒にこいつを締めるぜ。一緒に行くぞ、てめえら。ホンダ、てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか？Non proprio, però. さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。Cioè non l'unica almeno. Allora, vediamo questo qua. Ui. Mi ha stordito un pochettino. Eh no. No, 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 aspetta, mi allontano, aspetta. Aio. Vai, vai via, vai via. Ui. No, 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 no.
Vieni qua. Ecco. Oh. E ne prendo un altro, aspetta. Aia, no. Un attimo. La madonna. Ecco. Oh. あんた噂以上だ。最高だな、おい。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろ。 行け。 喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか? あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。 八神さん、逃げましょう! 早く! あ、あ。 おい!今日は楽しかったぜ! またやろうな、八神さんよ! ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いのホンダ、景品同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王、そんなのがいんの？はい、景品同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、ホンダ、そして 榊場、古賀、彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。 すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ、八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。Sono contento che sia finito, ora si va da Shintani. Livello di minaccia. In base al punto della storia in cui ti trovi e a quanto tempo è trascorso, potresti trovare in strada più membri della banda Kane rispetto al solito. Con il livello di minaccia raggiunge il limite, da qualche parte in città apparirà un leader della banda Kane. Abili leader della banda Kane appariranno in città finché il livello di minaccia è presente. Ah vabbè, ci hanno introdotto a questi... Va bene. Aspetta. Ah, forse adesso c'è. Fammi vedere. Ah no. Aspetta. Ok. Oh, io ho appena combattuto, per dire, ma... Oh, bravissimo. Poi dammi questo. Vai. Ecco. Oh, ciao, ciao. Qua era... No. Cosa succede qua? Non fare il fuoco con me. Vedi, mostrarci un po' di rispetto, ok? Rispetto? Per avermi svuotato le tasche? Vi rispetterò quando mi avete ripagato. Non sarebbe più onesto così? Ah? Credi che la banda Kane scenderebbe così in basso da rimborsare uno come te, eh? Ancora quei matti della banda Kane. Non posso fare a meno di creare problemi ovunque vadano. Intervieni. Che sono in fin di vita. Non posso far finta di niente. Devo farmi avanti.
Adesso mi curerò se c'è lo scontro. Ehi. Oh, tu sei. Cosa ci fai tu qui? Vi fidate di pagare i debiti e mettete anche le mani addosso a chi vi ha prestato i soldi? Voi siete caduti in basso. Ah, questo tipo ti fa compassione? Allora farai bene. Farei bene a punire te al posto suo. Appunto. Aspetta, No. Ok. Oggetti no, lo prendo per forza, non si sa mai. Dammi un po' di tramezzini. Ok. Poi magari non mi prendo neanche una volta, però. Attenzione. Oppla. Una volta mi hanno preso. Stai bene? Grazie a te sì. A quanto vedo conosci bene questi teppisti. Si può dire che in un modo o nell'altro ce l'abbiano sempre con me. Accidenti. Non sembra proprio il massimo. Vedete, lo sapevo che potevate pagare. Adesso mi riprenderò i miei soldi. Adesso, ma no, mi riprenderò i miei soldi. Ficcate in gola e muori soffocato, bastardo. Ora che abbiamo sistemato le cose, è il momento di presentarci. Non abbiamo avuto ancora l'occasione, vero? Yagami. Direi di no. Mi chiamo Takayuki Yagami. Lavoro come detective qui a Kamurocho. Un detective, interessante. Io mi chiamo Kazufumi Kamaguchi, gestisco il Turtle Financing al secondo piano di questo edificio. In altre parole, mi occupo di recupero crediti. Ok. Stavi cercando di recuperarli proprio dalla banda Kane? Oh. Sì, avrei dovuto immaginare che mi avrebbero che non mi avrebbero restituito i soldi. Questa non è certo la prima volta che mi attaccano. Che canaglie. Penso di poter fare tutto quello che vogliono. Sono imperdonabili. Quando si tratta di causare un disturbo sono sempre lì con la Yakuza. Essere sincero, quei tipi non sono gli unici a cui ho prestato denaro. Ho finito perfino per finanziare alcuni dei loro leader. Leader? Tipo? Kenta Kasai e Renji Honda. Mi devono 800.000 yen ciascuno. Aspetta, hai prestato denaro a quella gentaglia, amico. Dai, amico, devi fare davvero più attenzione ai tuoi clienti. Yagami-san. Sì, hai ragione. Dimmi, Yagami-san. Tu sei bravo a scovare la gente, vero? Dato che sei un detective, immagino di sì. Hai. Beh, fa parte del mio lavoro. E da quanto ho visto, sai anche come difenderti. Pensi di poter rintracciare questi due imbecilli e far restituire il mio denaro? Vuoi davvero che io lo faccia? Sì, ti pagherò naturalmente. Ma alla fine finisco sempre per imbattermi in quella gentaglia in un modo o nell'altro. D'accordo, accetto il tuo caso. Ottimo, così mi fai un grande favore. E la banda Kane, quella di cui stiamo parlando, che quando li ignoro loro entrano a gamba tesa nella mia vita. Immagino che sarà sufficiente condurli da Kamaguchi-san non appena vedrò i loro brutti musi. Oh, ma guarda che ore sono. Farei meglio tornare in ufficio. Ci vediamo. Quando il livello di minaccia raggiunge il limite, non solo troverai in giro un numero assurdo di membri della banda Kane, ma da qualche parte spunteranno anche i loro leader. Al fine di ridurre il livello di minaccia dovrai sconfiggere i leader o aspettare. Se riesci a sconfiggere riceverai una ricompensa da qualche cittadino particolarmente grato. Ok, ma il livello di minaccia... Dov'è? Io non lo vedo. Non... Vabbè, andiamo qua. Non c'è nient'altro, no? Sembra di no. Sì, era qua. Makoto forse si chiamava, non mi ricordo. Però adesso secondo me perché è giorno. Fammi provare. Perché non c'è l'indicatore. Ah no. Poi dice Amadoka, ecco. Oh, non è il momento giusto purtroppo, è in pausa.
Ah, beh, ok, tornerò un'altra volta. Madoka, Madoka, ecco. No, no, ci penserò io a lei. Non mando nessuno. Ok. E qui c'è... sarà la banda delinquenti comuni. Guarda, guardalo il ninja. Vai. Ah, questo è andato. Ecco. Ah, qua c'è, ok, come che si chiamava? Quella che cantava. Va bene, volendo. La banda, eccoli qui. Ottimo. Investitelo. Aspetta, ah, ancora. Ok. Bravissimo. 20.000 aveva questo, attenzione. Era ricco. Ok, comunque noi siamo arrivati. Non c'è Shintani Sensei? Non saprei. Perché lo cercavi? Volevo solo chiedergli una cosa. Passo più tardi. Aspetta. Yagami. Ti girerai poi finché non torna Shintani? Ti annoi? Beh, non posso dire di avere da fare. Bene, allora ho il lavoro perfetto per te. Ho un cliente che cerca una guardia del corpo. Io ho pensato a te, Yagami. Guardia del corpo? Che genere di clienti hai ultimamente? Oh, si tratta solo di una battaglia per la custodia incasinata che finirà in aula. Io rappresento la madre. Si chiama Ozusa Otaki, sua figlia è Karin. Compariranno oggi in corte per violenza domestica e io vorrei proteggerle finché non ci arrivano. Da chi devono essere difese? Pare che il padre fosse uno yakuza fino a pochissimo tempo fa. Quanto dice la madre, hanno litigato pesantemente. Lei è dovuta fuggire con la figlia. E le serve una guardia del corpo solo perché lui è un ex yakuza? Non ti pare di esagerare? Questa donna non la pensa così. Ha detto che il marito farebbe di tutto pur di avere sua figlia. Il marito si chiama Jin Otaki. Forse non si farà nemmeno vivo, ma tu potresti proteggerlo in caso arrivasse? Va bene, ho capito. E poi chissà quando torna Shintani Sensei. Accetto l'incarico. Mi spiace, ti pagherò. No. A proposito, hai sentito parlare di Shunei Oikawa, l'avvocato? Oikawa? No, non mi pare. Lui rappresenta il padre in aula, ma prima era uno dei miei. Lavorava qui? Sì, se n'è andato prima del tuo arrivo. Uno di quei tipi brillanti, aveva superato l'esame da giovanissimo. Ma voleva vincere le sue cause a ogni costo, anche con bustarelle o ricatti. Davvero, mi sorprende che io non ne abbia mai sentito parlare. Era bravo e con un enorme potenziale. Ecco perché ci sono andato pesante. Ci sono andato pesante coi suoi metodi poco ortodossi. Ma lui se ne fregò. Alla fine non ebbe altra scelta. Lo licenziai. Speravo di smuoverlo così. E invece lo incarognì contro il mondo intero. Giuro che da allora vive solo per vendicarsi. Vendicarsi per essere stato licenziato? Sì, ma se vivi per vendicarti, fai acqua da tutte le parti. Non imparerà mai.
cerchio della legge. Comunque, sai dove si trovano ora mamma e figlia? Erano qui fino a poco fa. Poi la madre ha detto che andava a fare shopping e non glielo impedire. Bravo. Pur essendo il suo consulente legale, non mi dà molto ascolto. Una famiglia adorabile. Hai idea dove siano? Ha detto di voler comprare dei vestiti per essere presentabili in aula. Quindi un negozio di abbigliamento, eh? Ok, vado a cercarla. E sarà da Le Marché, forse. È l'unico, penso sia l'unico, sì, della città. Andiamo. Infatti. Ecco qua. Ok, eccoci arrivati. Qua. Sarà qui la moglie che dovrei proteggere? Oh, eccola. Scusi, signora. È lei Azusa Otaki? Sì, e lei chi è? Sono Yagami. Genda Sensei mi ha chiesto di tenerla d'occhio oggi. Oh, Yagami-san. Sì, Genda Sensei mi ha parlato di lei. Bene, piacere di conoscerla. Dov'è sua figlia? Karin? Non l'ha vista? No, non l'ho vista. Davvero? Era qui un secondo fa. Ero così intenta a guardare i vestiti che l'ho persa di vista. Persa? Si mette male. È un bersaglio troppo facile se il padre la trova da sola. Cosa dovrei fare? La cerco io. Stia qui con lei in caso tornasse. Ok. Forse qualcuno ha notato qualcosa. Chiedo in giro. Il nostro amico qui... Tempino perfetto, Yagami-sama. Ah, ma no, il vestito è pronto. Allora è ora di provarlo. Ottimo. Il camerino è da quella parte. Vediamo un po'. Ah, ma io volevo parlare d'altro. Vabbè. Wow, mi sta veramente alla perfezione. Proprio come pensavo, lei sta una meraviglia. È proprio vero. Ma è sicuro che me lo vuole regalare? Certamente, è la mia maniera di ringraziarla. Mi fa piacere che le piaccia. E come? Ha fatto un capolavoro. Speriamo di vederla qui altre volte in futuro. Ottimo. Ci può contare. Vestito su misura. Ma quindi, scusa. Curiosità. Cioè, me lo... travestimento non richiesto, quindi non posso... Vabbè, ok. Abbiamo anche il vestito elegante per le feste. Scusami, hai visto questa bambina? Non riesco a trovarla. Oh, credo di averla vista prima. L'hai vista? Sì, camminava per Nakamichi Street. Vado in Nakamichi Street, grazie. Dov'è? Qui. Ok. Oh, smettete di interrompere le mie mosse. Ragazzi, dell'aiuto. La via è questa. È lei? Sembra la Karin Chan della foto. Tu sei Karin Otaki, vero? Chi sei tu, signore? Mi chiamo Yagami. Genda Sensei mi ha chiesto di proteggere te e tua madre, che però ti ha perso di vista. La mamma si interessa a me tutto d'un tratto? Sono abbastanza grande da cavarmela da sola, quindi lasciami in pace. Cosa? Non posso. Se mamma e papà divorziano, tanto meglio. Io me ne andrò a vivere da sola. L'ha presa davvero così bene il divorzio? Karin, cosa ci fai tu qui? Oh, papà, ti stavo cercando. Davvero? Sicuro di poterlo fare. Tua madre si arrabbierà molto quando lo scoprirà.
chi se ne frega? Per un ex si accusa che farebbe di tutto per avere sua figlia, non mi pare così disperato. Ehi papà, volevo darti una cosa. Karin, basta. Cosa credi di dimostrare andando a zonzo così? Ti ho detto che andavo a farmi un giro e tu hai detto che andava bene. Devo averti frainteso. Dai Azusa, vuoi davvero l'affidamento esclusivo di Karin dopo il divorzio? Non sono mai stata così seria. Karin non raggiungerà mai il suo potenziale stando con te. Io la crescerò come si deve. Non hai il diritto di parlare così, io sono il padre e io... Forza Karin, torniamo da Genda Sensei. Te l'ho detto, chiedi il divorzio per quanto me ne importi. Cosa credi di fare, ragazzina? Andiamo, ho detto. Ma mi sembra la madre quella problematica, più che il padre. Di sicuro non è una che sta zitta. Karin-chan ha buttato via qualcosa, o no? Un biglietto per il circo? Voleva darlo al padre? Lo terrò io finché non si darà una calmata. Stanno trovando in ufficio, credo. Meglio che le segua. Andiamo in ufficio. Che è di qua. Qua c'era... Ma è, penso sia... esatto, è comunque il nostro amico qui. Ok. Poi non saprei. Ok, eccoci qua da Genda. Praticamente si sono teletrasportate loro. Tu? Non sei il padre di Karin-chan? Che ci fai qui? Questo posto non è cambiato affatto. Ancora in un bisogno disperato di un'impresa di pulizie. Oikawa, che diavolo vuoi? Oikawa, l'avvocato del padre, se ricordo bene, ed ex apprendista di Genda Sensei. Non serve essere pignoli, Genda Sensei, sono qui per solo per proporre un'offerta. Nani? Un'offerta? Un accordo. Non credi che questi due siano capaci di una custodia consensuale fuori dalla corte? Certo, ne gioverebbero tutti, ma... io non ho intenzione di cedergli mia figlia. Davvero? Forse ci ripensavo dopo aver visto questa. Ah, è questa. Dove hai trovato queste foto, Oikawa? Il mio cliente sospettava che la moglie lo tradisse, così ha assunto un investigatore privato. Tradimento? Quel tipo era solo un venditore, nulla di romantico. Mi ha offerto da bere e io ho accettato, fine della storia. Temo che le bugie non contino molto in aula, signora. Ecco una foto decisamente più convincente. E cos'è l'hotel quello? Sì, l'hotel. Cosa? Ma che succede, Otaki-san? Che cos'è? Non ne so niente io, sono tornata a casa dopo pochi drink, giuro. Temo che la foto dica esattamente il contrario, signora. Ha la memoria annebbiata? Secondo il detective privato era piuttosto ubriaca. Cioè, dannazione, non mi aspettavo queste foto. No, è tutto un bluff. Deve essere così. Un bluff? Una mera coincidenza che quest'uomo sia comparso esattamente prima del processo? Anche le info sul suo contatto saranno false. Io reggo bene l'alcol, anzi, mi è parso strano ubriacarmi così quella sera. Secondo me mi ha drogata, deve trattarsi di una trappola. È il classico piano che funzionerebbe con un uomo, ma credo anche con una donna. Oikawa sarebbe così via da fare una cosa simile? È solo un'ipotesi, ma potremmo considerarla prima di andare in tribunale. Con simili prove dubito che la tua cliente vinca la battaglia legale. Se riusciamo a dimostrare l'infedeltà potremmo persino chiedere i danni.
Dove vuoi arrivare? Sputa il rospo. Il mio cliente non è senza cuore, Genda Sensei. Dagli l'affidamento esclusivo e non ci saranno danni da pagare. Sei sempre il solito bastardo, Ikawa. Il piano del venditore era opera tua, vero? Concedi la piena custodia al mio cliente. Lei deve solo firmare la nuova copia del contratto di divorzio. Ma non lo capisci, Genda Sensei. Hai già perso, scacco matto. Perso? I processi non sono pedine su una scacchiera, Ikawa. Mettiamo che resti per essere mangiato. A che pro giocare una partita se sa di non poterla vincere? Genda Sensei, non ho fatto niente di tutto questo. Mi crede, vero? Vorrei, ma... se era tutto un piano, forse potrei trovare delle prove. Vale la pena provarci. Ah no. Esco per un po', Genda Sensei. Non fare firmare niente a nessuno. Mm-hmm. Yagami? Va bene. Prova fotografica. Prova fotografica. E ci... Quindi iniziare dal Love Hotel, dove la donna dice di non essere mai stata. Forse nell'Hotel District userò la foto come riferimento. Aspetta. Qua sì, beh. Immagino che sia tutto un piano di quell'avvocato lì, Qui? No, ah no, ho segnato prima, scusate. Qua. Ho segnato prima per sbaglio. Sono decisamente di più, sì. E più aggressivi, lui. No, non l'ho preso per poco. Ok. Ok, mi blocca il motorino. Vediamo, sarà... aspetta. Oh, mi lasciate stare, cioè... Madonna. Sì. Aspetta. Cavolo. Oh. Via, bicicletta. Aspetta, no, prendo sicurezza. Cosa? Tranquillo, via. Dai, ho premuto. No. Mancato. Finito. Oh. Madonna, oh. Sta gentaglia, cioè. Comunque. Aspetta. Ah, prima di tutto, no. Via. Poi sarà centro giochi Charles. La foto. Dov'è? Ok. Questa. Eh.
c'è una vita. Ah, qua. Questo è il Love Hotel dove pare abbiano scattato quella foto. Posso aiutarla, signore? È qui da solo? Sì. Lavora qui? Sì, alla reception. Oh, capisco. Lei è il contatto, vero? Contatto? Beh, non importa chi sia. Mi dia 100.000 yen e io cancellerò il video. Credo che mi stia confondendo con qualcun altro. Sono Yagami, dell'agenzia investigativa Yagami. È un detective? Sì, lavoro a un caso e vorrei farle qualche domanda, se posso. Dannazione. Si scordi quello che ho detto, ora scappo. Ehi, vecchio. Ah, eccolo lì. Oh, eccoti. Sei in ritardo. Ma questo è il tipo qua, sì. È lo stesso, è lui. L'uomo nella foto. Come sarebbe che non hai ancora cancellato il video? Ti ho già pagato. Dovevi cancellarlo dopo che ti ho dato i soldi. Scusa, ma vedi, le mie tasche sono bucate. Meglio raddoppiare. Non fare lo stronzo con me, vecchio. Ora cancelli subito questa merda o ti ucciderò. Ah. Ehi, conosci Azusa Otaki? Vero? E tu chi diavolo sei? Ora dimmi se sei stato davvero qui con Azusa Otaki. Questa storia ha a che fare col video della sicurezza, per caso? Chi può dirlo? Tu puoi, a giudicare dal modo in cui sei andato in panico, direi che quel video contiene prove incriminanti. Oikawa ti ha chiesto di cancellarlo, ma l'accordo con questo vecchietto ti ha impedito di farlo. Ci ho azzeccato? Zitto, se mi intaggi ti ucciderò. Aspetta, mi devo curare qui, perché... sono un po'... A meno che magari è stradebole, però... Meglio... non rischiare, però... Ma no, dai, va bene così. In effetti... Non è noi Yakuza, decisamente. No, facciamo così. Ok. Ehi, hai detto di non aver cancellato il video, giusto? È così. Pensato valesse un po' di soldi, infatti è così. Bene, te lo compro io allora. Davvero? E quanto mi offri? Dipende dal contenuto. Se quel che mi serve è lì dentro, ti darò 100.000. Affare fatto, vado a prenderlo. Via libera? Tutto ok. Voglio vedere 10 minuti di video, dalle ore 20 e 27, ce l'hai? Sì, è tutto qui. Speriamo che la telecamera di sicurezza abbia registrato qualcosa. Ecco il nostro playboy, mi serve un primo piano sulla donna che è con lui. Che non si vede. Magari non è lei, hanno usato una sosia anche. Non lo so. No. Ayashina. Ah, quella donna con lui non è Azusa-san, E l'orario coincide. Come fa una foto scattata alla stessa ora a avere due donne diverse? È stata modificata al computer. Se la donna indossava gli stessi vestiti, dovevano solo cambiare il volto. Sì, questa è la prova che Oikawa. Non riesco a dirlo. Sta usando prove contraffatte. Ah. Ancora. Ehi. Ah. Dannazione. Credo che il disco fisso sia andato. Ecco quel che ottiene a fare lo stronzo con me, vecchio. Non ci sono altre copie, vero? Se scopro che l'hai copiato, sei morto. No, era l'unica copia.
Ho vinto. Quel video non vedrà mai la luce del giorno. Ma porca vacca. Dannazione, Oikawa. E mo? Cioè abbiamo, lo sappiamo la verità, ma non abbiamo le prove. Yagami, hai qualcosa da dirmi? Eh, la foto della tua cliente che va in hotel con quell'uomo è tutto un bluff. Cosa? Oikawa, tu non accetterò queste accuse infondate. Ci sono delle prove? No, il PC che le conteneva è stato distrutto. Qualcuno ha preso misure drastiche per eliminarlo. Allora non perdiamo nemmeno tempo a discutere. Oikawa, hai portato qui questa foto prima del processo perché temevi che si sarebbe dimostrata falsa? Ma ti ascolti quando parli? Sei come il tuo cliente, con poca memoria. Questa foto è sia valida che decisiva. Nessun giudice sarebbe dalla tua parte con una prova come questa foto in mano. Otaki-san, che si fa? Paghi i danni e lasci questa foto e trascini nel fango in aula? Ah, l'ha vinta lui? Otaki-san, ponderi attentamente la sua decisione. Perderò comunque, vero? Se devo pagare i danni e diventare lo zimbello della città, preferisco firmare subito quei fogli. Signora, non prenda decisioni affrettate. Almeno discutiamo le sue opzioni. Basta, Genda-sensei. Ne ho abbastanza. Alla fine non mi ha aiutato. Ho già deciso. Aspetta un attimo. C'è qualcosa di strano, secondo me. Però... ah, e ora il mio cliente otterrà l'affidamento esclusivo della figlia. Ho vinto, Genda-sensei. Finalmente ti ho sconfitto. Mettila come vuoi su quello stupido foglio. Io vado avanti per i fatti miei. Voi due continuate pure a litigare. Kain, tu non c'entri niente. Non vuoi vivere con tuo padre? Yagami, credi che abbiano considerato i sentimenti della figlia in tutto ciò? No. Yagami-san? Se vince la madre, credi che abbiano discusso dei suoi desideri prima di assumere gli avvocati? Beh, è grande abbastanza. La sua opinione dovrebbe essere considerata. A dire il vero, credo di sapere come si sente. Nani? Davvero? Quando è comparso Oikawa, non ho avuto tempo di pensarci. Corega. Ma ho le prove che dimostrano il volere di Karin. Aspetta, che cosa potrebbe dimostrare che si sente veramente Karin-chan? Il foglio qui, busta strappata. Kai voleva che l'avesse suo padre Jin, ma l'ha strappata e gettata via. Sembra importante, forse è meglio se compro una busta nuova e gliela restituisco. Comunque questa. E sarebbe Yagami-san? Cioè Yagami? Karin-chan voleva dare questo al padre, invece l'ha strappata. Nani? Aspetta, voleva darglielo? Hai. Sì, e questo la dice lunga su come si sente. Dei biglietti per il circo? 3 in totale. Il numero è significativo. Capisco, grazie Yagami. Credo si possa giungere un accordo amichevole dopo tutto. Amichevole, eh? No. Karin-chan, vuoi dire qualcosa ai tuoi genitori? Non saprei. Credo che volessi darlo a tuo padre. Oh, ci sono 3 biglietti qui. È questo quanto desideri, vero? Karin, cosa cerchi di dirci? Credo di capire. Sì, volevo che noi tre andassimo ancora al circo. Ancora? Non vi ricordate l'ultima volta che ci siamo stati? Avevate litigato tantissimo poco prima. Ma poi, dopo essere tornati dal circo, eravate sereni. Sorridevate e ridevate insieme. Ho pensato che se fossimo tornati al circo insieme avrebbe funzionato ancora. Se così fosse, perché hai strappato i biglietti, Karin-chan? Beh, ti stai trattenendo, vero? Io... no. Karin-chan, loro sono gli unici genitori che avrai mai. Se hai qualcosa di importante da dire, non trattenerti.
Togliti quel peso dallo stomaco, signorina. Esprimi quello che senti. Quello che sento davvero. Sì, bisogna vivere il presente, altrimenti prima o poi si finisce per pentirsene. Ne ho abbastanza. Direi che abbiamo oltrepassato ogni possibilità di riappacificazione. Hai ragione, signore. Ho qualcosa dentro. Ma che servirebbe? Anche se ve ne parlassi, voi non mi ascoltereste, perché avete già deciso di divorziare. No, invece, Karin, ti ascoltiamo. Io non voglio stare da sola, voglio che viviamo tutti e tre insieme. Cosa c'è di tanto complicato? Non voglio che ci separiamo. Karin, considerando i sentimenti di vostra figlia, siete certi che una riconciliazione sia impossibile? Avete discusso dell'argomento, ma quando Azusa e Karin se ne sono andate, immagino di no. È vero, non l'abbiamo fatto. Beh, posso consigliarvi di partire da lì? Se poi vorrete ancora chiedere il divorzio, mi troverete qui. Dobbiamo fare i conti con il punto di vista di nostra figlia. Siamo stati precipitosi. Giusto. Quanto genitori glielo dobbiamo. Allora, questo è quanto. Oikawa, sei congedato. Aspetta, Ginda-sensei, non puoi abbandonare il campo di battaglia. Io non lo accetto. Se non verrà istruito un caso, neanche tu sarai pagato, lo sai? Allora non vuoi proprio capire, Oikawa. Nani? Capire cosa? Il nostro lavoro consiste nell'ottenere i migliori risultati per i nostri clienti, mentre prendono decisioni cruciali. Se agissi solo in base al tuo tornaconto personale e al tuo orgoglio, non meriti clienti. Ah? Dove vuoi andare a parare? Ascolta. Alla fin fine, se è per il bene del cliente, è giusto perdere una causa. È giusto perdere? Su quale pianeta? Se vince il processo, l'unica tua preoccupazione è stare sempre un avvocato mediocre, al massimo. Al diavolo, non starò qui a bermi le tue prediche. Non finisce qui, nemmeno per sogno. Io non lo accetto. Santo cielo, ancora non capisci? Jin-san, il divorzio non è nel suo interesse? Abbiamo visto che quella donna si butta a fare la bacia di chiunque. Ma il suo avvocato si è necessitato di una montatura. Inverosimile. Sono solo accuse infondate, non ci sono prove a sostegno. È sua moglie. E sua moglie semplicemente non ricorda. Lei sta bene così? Beh, nessun uomo sano di mente lo accetterebbe. Le sue sensazioni riguardo sua moglie non sono cambiate. E poi, credo davvero che voi due sareste in grado di andare d'accordo a voluto questo? Troppo difficile. Forse ha ragione, però... Maledizione, Oikawa sta facendo leva sulle sue insicurezze. Mi sta facendo mettere in dubbio la sua decisione. Queste foto sono reali e veritiere, non può permettere a questa gente di annebbiarle il giudizio. Mushi. Scusate, c'è un certo Yagami-san qui? Ah, eccoti qui. Finalmente l'ho trovata, Yagami-san. Il receptionist del Love Hotel. Che ci fa qui? Beh, prima l'ho cercata nel suo ufficio. Lì un tizio dell'aspetto da Yakuza mi ha detto che l'avrei trovata qui. Infatti così è stato. Ah no. È magnifico, ma noi in questo momento siamo impegnati. Ma io ho una proposta per lei. Mi diceva di voler comprare quei dati. Sì, ma quel computer non è stato distrutto. Ha detto lei stesso che non esistevano altre copie. Già, e lo ripeterei se fosse qui quello stronzo biondo a minacciarmi. Ma la verità è che avevo fatto una copia. Ho immaginato che avrebbe potuto rivelarsi vantaggioso. Sto vecchietto. Cosa? Sono dati preziosi, eh. Li faccio a 100.000, li vuole? Ma certo, ma va bene, tanto li abbiamo. Sì. È un piacere trattare con lei. Ginda-sensei, mi serve il tuo computer. Prepara un assegno da 100.000 per le spese di lavoro, per favore. Nani? E qualunque cosa si tratti, spero proprio che valga quel denaro, Yagami. Cosa state facendo? Ok, perfetto. Yagami. Yagami, ti dispiacerebbe aggiornare anche noi? No. Sai di che si tratta, Oikawa-san? Ti sei impegnato molto per assicurarti di non doverla mai vedere. Non può essere. Invece temo di sì. È la prova del fatto che hai falsificato la foto.
È il filmato della telecamera di sicurezza del Love Hotel. Nandato? Impossibile. Yagami. Yagami, penso che tu ci debba delle spiegazioni. La foto riporta la stessa data e lo stesso orario del video, ma vedete che c'è qualcosa di diverso nella donna? È palesemente impensabile che lui sia entrato nell'hotel con due donne diverse alla stessa identica ora, sicché la foto di Oikawa è fasulla, è stata contraffatta. Nani? Cosa? Oikawa, ti sei abbassato così tanto? Falsificazione. Ti sei scavato la fossa da solo. Ah no, non è... Cosa pensi che sarebbe successo se fosse scoperto in aula? Saresti stato radiato dall'albo. No, Se vuoi ancora andare al processo, io sono disposto, Oikawa. Ma sta a te scegliere. Secondo me, inizieremmo con una battaglia per la custodia e finiremmo con un caso di negligenza professionale. Accidenti a voi due. Sei andato a gambe. Stupido ragazzino, è ancora così immaturo. Papà, mamma, non ci serve più tutto questo, vero? Karin, hai ragione, non ne abbiamo bisogno. Cioè, ma il padre è quello più sereno di tutti, sembra. Grazie, Yagami, mi hai proprio salvato stavolta. È stato un onore per me vedere che sei il tipo di avvocato che ho sempre pensato fossi. A differenza di Oikawa, tu capisci, sai. Se ne volessi tornare a indossare il tuo distintivo, potrebbe funzionare. Hai fatto un ottimo lavoro oggi. Ho fatto solo il mio dovere. Di detective. Di fatto ho imparato una cosa. Io non ho i requisiti per essere un avvocato come Teigen-sensei. Passo. Accidenti. Ma perché tutti i miei allievi diventano avvocati mediocri? Deve essere colpa mia. Mediocri? Ci sono dentro anch'io. Shintani, da quanto tempo sei tornato? Da abbastanza. La situazione mi è sembrata spinosa e me ne sono rimasto in silenzio. E quel cane da sole, però. Non volevo guastare l'atmosfera. Beh, ad ogni modo sei intervenuto al momento giusto. Yagami, non avevi bisogno di Shintani? Shintani-sensei, ciotto ika? Ah? Ichio... あんたの耳に入れときたい話がある ちょうどいい。こっちも話があるんだ。 え? 来いよ。 Cosa avrà da dirci? Chi lo sa?